Una lunga notte di preghiera ha accompagnato a Gerusalemme la festa dell'Ascensione, celebrata sulla cima del Monte degli Ulivi, nella cappella che fa memoria degli ultimi istanti di Gesù sulla terra. Firmato l'accordo per la seconda fase di restauri nella Basilica del Santo Sepolcro. I lavori approvati dalla Chiesa Latina, Armena e Greco Ortodossa saranno coordinati dalla Custodia di Terra Santa e riguarderanno il pavimento della rotonda dell'edicola. Un colpo di granata risuona a Gerusalemme. Non è questa volta un segnale di guerra, ma della festa di Ramadan. Dopo il tramonto, ciascuna famiglia si siede finalmente a tavola per l'iftar, la cena che interrompe il digiuno. A Betania, per cenare con la comunità musulmana, è arrivato anche il custode di Terra Santa. Una serie di testi sacri raccolti nel corso dei secoli, divisi in Nuovo e Antico Testamento, inizialmente scritti su pietra, argilla e in seguito su pergamena, fino ad arrivare ai vari supporti attuali, una sintesi delle origini della Sacra Bibbia. Sulle colline, nei dintorni della città di Hebron, a Beit Hanun, gli scavi hanno portato alla luce i resti di tre chiese. La chiesa bizantina più importante risale all'inizio del V secolo. È la notte il momento più particolare della festa dell'Ascensione a Gerusalemme. Sulla cima del Monte degli Ulivi, presso il luogo dove si fa memoria degli ultimi istanti trascorsi da Gesù sulla terra, già dal pomeriggio si alternano la recita della liturgia delle ore e la preghiera vigiliare, particolarmente ricca di canti e letture, quando ormai tutto intorno si è fatto buio da qualche ora. Tende illuminate provvedono alle diverse necessità di coloro che passeranno la notte in questo luogo. Il complesso, rinchiuso da mura, che circonda la cappella, è infatti gestito dalla comunità musulmana e solo in occasione dell'Ascensione i cristiani possono celebrare qui la Santa Messa, che è la vera protagonista della vigilia dal momento che celebrazioni eucaristiche si susseguono per tutta la notte, in diverse lingue, anche contemporaneamente, all'interno e intorno alla cappella ottagonale. Culmine delle celebrazioni è la messa solenne del mattino, presieduta dal vicario della custodia di Terra Santa. Stare nel giorno dell'Ascensione, proprio sul posto che la tradizione ci indica come luogo dell'Ascensione, è sempre molto emozionante e anche un grande dono di grazia. Una cosa che io la trovo molto importante, che nel fare, nel vivere questa esperienza qui proprio oggi su questo posto, ecco, ciascuno di noi possa domandarsi anche che cosa Gesù ha consegnato ai discepoli salendo al cielo. Lui ha compiuto la sua missione, ma ha consegnato ai discepoli la loro. La missione è importantissima, perché con questa missione a tutto il mondo e ad ogni uomo viene comunicata e anche trasmessa la salvezza operata da Gesù stesso. In alcuni paesi l'Ascensione è anche festa nazionale. In Italia alla solennità dell'Ascensione si collegano diverse feste e manifestazioni tradizionali popolari legate all'acqua, come a Venezia, Bari, Firenze. In molti paesi si celebra la domenica successiva al giovedì 40 giorni dopo la Pasqua. A Gerusalemme, fedeli da tutto il mondo hanno partecipato alla Santa Messa del mattino. Ognuno porta con sé ricordi ed emozioni particolari. La festa di oggi mi ha ricordato quando da piccoli ricevevamo dei palloncini e li lasciavamo andare verso l'alto, verso Gesù. Guardavamo in su per vedere i palloncini. Oggi mi sento un po' come quei palloncini. È un sogno che diventa realtà venire qui e celebrare la festa dell'Ascensione di Nostro Signore. Non so come descriverlo. Sono così contento. Sono molti i sentimenti che sento nella mia testa. Gioia, felicità e gratitudine allo stesso tempo per essere venuto e avere partecipato alla messa nella Cappella dell'Ascensione. Sono molto felice perché sono qui per la prima volta. Per me era molto anche importante poter esprimere la mia preghiera qui in questo posto, molto importante per tutta la Santa Chiesa e anche per tutti i pellegrini cattolici. Dopo la lunga notte della vigilia, la luce ha portato con sé la gioia della festa dell'Ascensione. Cristo ascende al cielo, ma lascia i suoi,
con la promessa del dono dello Spirito Santo. On va ramener toute la force spirituelle de la ville de Gerusalemme. Della città di Gerusalemme porteremo con noi tutta la forza spirituale, persino la polvere nelle nostre scarpe, e saremo testimoni di quello che abbiamo vissuto qui, insieme anche alla comunità cristiana. Tutto ciò ci sosterrà in Francia. Là-bas en France, ici à Jérusalem. La Basilica del Santo Sepolcro sarà presto di nuovo in restauro. Dopo i lavori durati 2 anni all'interno e all'esterno dell'edicola, sarà la volta del pavimento. I leader delle 3 comunità, cattolica, ortodossa ed armena, che custodiscono la basilica più cara della cristianità, hanno raggiunto l'accordo che dà il via alla seconda fase di restauro. A coordinare i lavori questa volta sarà la custodia di Terra Santa. Erano emersi soprattutto problemi di infiltrazione di umidità sotto, e poi sopra abbiamo pezzi di pavimento di varie epoche, alcuni dei quali sono molto deteriorati. Entrambe italiane sono le 2 istituzioni che seguiranno il delicato cantiere. Già alla fine dell'estate potrebbe iniziare la prima fase di studio per poi procedere all'intervento di restauro. La basilica, assicurano il custode e patriarchi, rimarrà sempre aperta ai fedeli. Bisognerà sicuramente pensare anche di lavorare per parti e per sezioni, perché i pellegrini al Santo Sepolcro sono aumentati enormemente, più che raddoppiati. Già iniziata la raccolta fondi, la Santa Sede ha stanziato $500.000, una sostanziosa donazione è arrivata poi dal re di Giordania. E in nome della trasparenza ci sarà un conto corrente unico, controllabile dai latini, dai greci e dagli armeni. In modo tale che ciascuno sappia quel che c'è nel conto e come il conto viene gestito. Un colpo di granata risuona a Gerusalemme. Non è questa volta un segnale di guerra, ma della festa di Ramadan. A sparare 2 volte al giorno da questo cimitero islamico affacciato sulla città vecchia è Rajai Sanduka, per indicare l'inizio e la fine del digiuno. Ha cominciato mio nonno più di 100 anni fa e da allora è un membro della nostra famiglia a fare questo servizio nel mese del Ramadan. Io vengo qui da 30 anni, all'alba e al tramonto, e se non posso c'è mio figlio. Sono più di 200.000 i musulmani che nei venerdì di Ramadan gremiscono la spianata delle moschee, uno dei luoghi religiosi più contesi. Al tramonto il colpo di granata segue l'ultima preghiera del Muezzin. Ciascuna famiglia si siede finalmente a tavola per l'iftar, la cena che interrompe il digiuno. Oltre a pregare, astenersi dal mangiare, dal bere e dai vizi, i musulmani durante il Ramadan sono invitati anche alla carità. Così è normale che l'iftar diventi occasione di condivisione, non solo coi più poveri. A Betania, per condividere l'iftar con la comunità musulmana, è arrivato anche il custode di Terra Santa. Betania è la casa dell'amicizia perché qui viveva la famiglia di Lazzaro, di Marta e di Maria, che accoglievano Gesù con grande amicizia, e quindi per noi questo luogo ha un grande valore anche come luogo di accoglienza. Per questo è importante anche questa iniziativa dell'iftar, dove insieme cristiani e musulmani condividiamo il pasto, condividiamo una forma di amicizia e di fraternità. Come ci ricorda spesso Papa Francesco, è molto importante costruire ponti anche tra le culture. La serata è stata organizzata dall'Associazione Pro Terra Santa e dal Mosaic Center, che proprio a Betania curano un progetto di restauro del complesso che ruota attorno alla tomba di Lazzaro e alla chiesa adiacente, contribuendo così anche al coinvolgimento della comunità e allo sviluppo dell'economia locale. Io dalla mia impressione, anche dagli inviti che abbiamo fatto praticamente per la gente, che quasi hanno partecipato tutti quelli che abbiamo invitato e nessuno ha rifiutato di non venire. La paura dell'altro è quella che crea praticamente problemi. Quando conosci tu le persone, superi tanti tuoi problemi, perché sai che noi siamo tutti uguali, siamo tutti umani, siamo tutti, vogliamo vivere in pace, ognuno ha la sua religione, sì, ma ognuno prega per lo stesso Dio. Questi incontri rompere praticamente il ghiaccio per conoscerci e sapere come noi pensiamo e come gli altri anche pensano. Il diverso deve conoscerlo.
in una cittadina prevalentemente abitata da musulmani. A questo speciale incontro hanno partecipato diverse realtà e associazioni locali. And we are very happy to be together. Siamo molto contenti di sedere insieme allo stesso tavolo. Speriamo di poter replicare questa serata ogni anno per rafforzare le relazioni tra musulmani e cristiani. Il messaggio per tutto il mondo è che siamo una sola famiglia e questa è una testimonianza di coesistenza gli uni con gli altri. One family, this is a proof of coexistence between each other. Dio ha comunicato con il suo popolo nel corso della storia e le sue parole sono state scritte in quella che chiamiamo Sacra Bibbia. Ma qual è la sua origine? È molto difficile avere delle risposte chiare e definitive sull'origine e il periodo di composizione e di conclusione della scrittura. Sulla conclusione più o meno si concorda che intorno al 50 a.C. l'ultimo libro della Bibbia, il libro della Sapienza, sia stato scritto. Ecco, questo è un po' ma determinare bene le fonti e il periodo è molto difficile. La Bibbia è stata oggetto di molte trasformazioni nel corso del tempo. Sappiamo però che i materiali antichi su cui si scriveva erano la pietra, l'argilla, la pergamena, il papiro, fondamentalmente sono questi, anche il metallo, sono questi i materiali principali sui quali si scriveva nell'antichità. Scoperte archeologiche provano la veridicità della Bibbia. Nel 1948 si è cominciato a ritrovare questi rotoli nelle grotte intorno al sito di Qumran, intorno al Mar Morto. I manoscritti del Mar Morto ci riportano a 1000 anni indietro quasi come rispetto al testo biblico. Sono stati scoperti circa 900 rotoli che contengono per un terzo testi biblici e due terzi testi extra biblici, rotoli che non sono parte del testo biblico. Quindi da una parte abbiamo l'importanza per la storia del testo della Bibbia, dall'altra l'importanza è data dal fatto che noi abbiamo una testimonianza diretta di un periodo che finora era sconosciuto. La parola Bibbia viene dal greco, significa libri. Questa raccolta di testi sacri fu scritta inizialmente in ebraico. La traduzione in latino, chiamata Vulgata, fu curata da San Girolamo nel secolo IV. È importante perché ha riportato l'attenzione dei cristiani all'importanza del testo ebraico. La lingua parlata era il greco al periodo, con questo fenomeno dell'ellenizzazione ormai diffusa in Medio Oriente, e San Girolamo ha riportato l'attenzione al testo ebraico, quindi ha proposto una nuova traduzione della Bibbia latina che univa la tradizione ebraica con quella greca. Quindi questa è l'importanza di San Girolamo per la Bibbia. Grazie al contributo di San Girolamo abbiamo un gran numero di traduzioni della parola di Dio. Per quanto ho potuto vedere, nel mondo esistono circa 7.000 lingue e la Bibbia è stata tradotta più o meno nella metà di queste lingue, quindi oltre i 3.000. Una ricchezza storica, archeologica e divina. Questo è la Sacra Bibbia. Beit Hanun è un villaggio palestinese collocato nella parte meridionale della West Bank, a nord di Hebron. Il villaggio circonda i resti di 3 antiche chiese, una delle quali risale al periodo bizantino ed è considerata uno degli edifici sacri più importanti e grandi a servizio dei cristiani che all'inizio del V secolo vivevano in questa regione. Il posto dove ci troviamo ha un nome particolare, si chiama Beit Hanun, il cui nome ricorda l'antica Ainon, dove secondo il Vangelo battezzava Giovanni Battista. La superficie della chiesa è di circa 1000 metri quadrati. Questo dimostra quanto sia importante il patrimonio culturale della chiesa cristiana in questa regione. Ciò che rimane della chiesa, la sua struttura, le sue colonne sparse, le cisterne, le absidi e gli alloggi, dimostrano che la chiesa appartiene al periodo bizantino. Nel V secolo è stata costruita la prima chiesa. La chiesa è durata almeno 300 anni perché c'è una chiara seconda fase della costruzione che dura fino all'VIII secolo. La chiesa è costruita molto bene, si vedono ancora le parti delle absidi, 3 absidi che erano chiuse con cancelli di marmo e si vedono ancora resti dell'altare, delle colonne, delle basi delle colonne che ornavano l'edificio monumentale. Per ultimo, un edificio crociato è stato edificato sul posto,
il segno della continua permanenza di cristiani nella regione. Prima del periodo bizantino, l'edificio è stato utilizzato come torre di guardia per la sua posizione strategica lungo la strada che collega la città di Betlemme a Hebron. Nel periodo crociato, la chiesa è stata invece utilizzata come fortezza, dopo averne fortificato le mura perimetrali e aver alzato il livello del pavimento. Gli scavi hanno portato alla luce due strati di magnifici mosaici. Uno di questi, della misura di 5,70 x 4,20 metri, presenta una particolare trama composta da una striscia rossa e parte dei bordi sono decorati con diamanti. Nella prima fase i mosaici sono geometrici, sobri, con alcune iscrizioni dedicatorie. In una seconda fase tutte le pavimentazioni vengono rifatte con decorazioni policrome molto più ricche. Non sappiamo originariamente come erano fatte, poiché all'inizio dell'VIII secolo, forse a causa del periodo iconoclasta, le figure originarie vengono distrutte e restaurate con motivi geometrici o vegetali.